Secondo Bruno Lancuba, ci prepariamo alla festa di Santa Maria delle Grazie l'11 agosto. Cosa prevede quest'anno, la parrocchia e il comitato festa? Prevede di accentuare quelli che sono i momenti di preparazione, da una parte attraverso la novena, attraverso le confessioni, attraverso i momenti di adorazione, attraverso i confronti e anche gli incontri del Festival della Teologia, dovendo ridimensionare l'aspetto esteriore, questa è l'occasione. Un'opportunità per valorizzare l'essenziale della festa, che è un avvicinamento, una conoscenza e un amore maggiore verso Maria e verso il suo figlio Gesù. In questa novena di preparazione, quindi naturalmente ci sarà tutto il percorso fatto anche del cammino penitenziale, giornate dedicate alla confessione, all'adorazione eucaristica. L'unica cosa che manca è la processione, ma in realtà la festa per la Madonna è pienamente realizzata proprio con tutti questi momenti che aiutano la comunità cristiana, la comunità parrocchiale ad avvicinarsi a questa data speciale. Sì, è una data speciale perché il coronamento di tutte le feste che si celebrano ad Agropoli, e ce ne sono diverse proprio dedicate alla Madonna, è il momento in cui tutto un popolo agropolese si sente unito sotto lo sguardo e la protezione di Maria. In realtà manca la dimensione della processione, e tuttavia per noi è festa perché c'è Maria, c'è la possibilità di vivere altri momenti che non sostituiscono la processione, che ci manca e speriamo di poterla riprendere al più presto. E tuttavia ci dicono che la gioia che deriva dalla festa è nell'incontro con la Madre Celeste, nell'incontro con Gesù. E questo lo possiamo vivere pienamente, sia come singoli, sia come popolo. Altro aspetto importante è quello della raccolta fondi che viene fatta esclusivamente, diciamolo, dai soggetti autorizzati davanti alla Chiesa e che girano il ricavato quest'anno, proprio perché le spese per la festa pubblica, diciamo, saranno ridotte, però ci sono altre esigenze, sono quelle lì di dare una mano alle tante famiglie in difficoltà, quindi i fondi della raccolta serviranno proprio per le opere di carità che la parrocchia di Santa Maria delle Grazie mette in campo per stare vicino alle famiglie bisognose. Sì, questo è quello che credo sia più gradito a Maria, che i suoi figli si aiutino gli uni con gli altri, cioè quelli che più possono aiutano quelli che hanno bisogno. Non volgiamo lo sguardo altrove, ma tendiamo la mano a chi è nel bisogno, e quindi i soldi che vengono raccolti in questo periodo, frutto della generosità delle persone, soltanto in minima parte servono per le spese, perché anche le spese sono ridotte. Per la maggior parte andranno invece a vantaggio delle famiglie bisognose, che sentono così come la comunità stia loro vicina e possono anche loro far festa. Allora, ricordiamo gli appuntamenti principali di questo cammino. I fondamenti principali sono questa sera una serata penitenziale di riconciliazione, c'è l'esposizione del Santissimo dalle 21 alle 24 con possibilità di confessarsi. Domani sera Monsignor Cascio, vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, di Conza-Nusca e Bisaccia, viene a presiedere la novena, la Santa Messa, e poi nell'ambito del Festival della Teologia tiene un incontro su Giustizia e pace, si baceranno, che è un'espressione biblica. Poi il giorno 8 ci sarà l'arrivo dell'effigie di Sangostabile, il giorno 9 la ripartenza, quindi accogliamo il compatrono della diocesi, che ci aiuta anche nella nostra devozione a Maria. I santi sempre ci aiutano a vivere la devozione a Maria. Poi c'è il giorno 10, che è la vigilia.
caratterizzato a parte dalle celebrazioni, poi dalla messa vigiliare a mezzanotte. E il giorno 11, che è il giorno della solennità della Madonna delle Grazie, ci sono le sante messe ogni ora a partire dalle 7 la mattina fino a mezzogiorno. E poi, come segno di unità proprio anche del popolo, anche popolo che si trova unito intorno a Maria, vogliamo fare una sola celebrazione la sera alle 20:30 in piazza. Ondiamo il palco, predisponiamo le sedie affinché si possa vivere distanziati questo momento di fede che poi è il clou della festa. La celebrazione eucaristica in onore della Madonna delle Grazie, a cui tutto il popolo è invitato, e questo è il cuore della festa. L'Eucaristia è sempre il cuore della vita cristiana. Poi l'Eucaristia, in cui si celebra anche la nostra fede, la nostra devozione a Maria, è il massimo. Questi sono gli appuntamenti importanti, e io auguro a tutti gli agropolesi che possano sentire la bellezza e il fascino di questa festa, nonostante alcuni limiti che ci vengono imposti dal perdurare del coronavirus.